Forse i Rolling Stone non erano amanti del ciclismo, altrimenti avrebbero rivisto il titolo in You can always get what you want, ovvero puoi sempre avere quello che vuoi, perché volere è potere. Questo è un concetto che viene evocato quando si parla di ciclismo. E proprio questa sera parliamo di ciclismo di endurance, dove non basta avere fisico e gamba, ma serve anche il cuore e la testa, uno sport diverso dove chi pedala conosce i propri limiti e vuole provare a superarli, una gara contro il tempo del cronometro, ma anche contro se stessi. E chi, meglio del nostro ospite, ci può accompagnare in questo viaggio alla scoperta dell'ultracycling. Quindi un benvenuto a Roberto, Roberto Picco e grazie per la gentile disponibilità. Come siamo Roberto? Beh, siamo qua. Siamo qua. Di nuovo. Grazie a te Luca per, per la bella opportunità e sono sicuro che sarà una piacevolissima chiacchierata. Grazie, grazie a te Roberto. Ma la cosa divertente, eh, intanto i Rolling Stone vanno avanti, continuano a cantare, no? Però è che noi questa sera parliamo di una gara, parliamo di un evento, eh, lo diremo più avanti. E il bello è che mentre prima stavo chiacchierando con Roberto prima di entrare un po' in diretta, nel vivo, ha ricevuto una telefonata. Una telefonata di chi il palco di quell'evento dovrà montarlo qualche mese prima, ma... Accade anche questo, vero? Cioè, non ci si ferma mai. Oh, assolutamente. Da, da, da quando è iniziata questa avventura eh... no, no, non conto più le ore ormai a, che, che mi impegnano in questo, in questo viaggio insomma eh, sono veramente eh, eh, cioè, ormai l'ultra cycling non lo mitica ma un po' tutto l'ultra cycling è diventata non dico parte della mia vita ma è la mia vita è, <ride> cioè, è la tua vita è il contrario no. di quello che si dice di solito cioè non è, è no è, è proprio tutto è tutto è, si è preso è. tutto Fa parte della tua famiglia, fa parte del tuo vivere, del tuo muso, sì, del... eh, no, non a caso. Guarda, siamo sulla stanza che vedi un po' disordinata, che no, non ci sono striscioni o, o, o cose, è la stanza dove è nata l'ultra cycling doromitica, po, po', dove vedo. è nata l'idea, mentre stavo facendo tutt'altro. Eh. È, è proprio quello bello, no? è che mm. essendo un qualcosa di tuo, di, di vita, di famiglia, eh, vive con te, quindi va avanti con te. Ma fermiamoci un attimo, Roberto. Uh -huh. Una, prima di... Abbiamo perso Roberto, abbiamo perso Roberto, purtroppo si è momentaneamente disconnesso, ma non c'è nessun problema, perché adesso comunque noi lo andiamo a recuperare. Lo andiamo a recuperare immediatamente, vediamo un attimino. Oggi la connessione è un po' così, non, non sappiamo come mai, ma, ma capita, capita e continuiamo un po' con il rollistone mentre Roberto si connette noi abbiamo il rollistone qua pronti a farci compagnia eh, addio. è capitato un po di volte questa sera ma vediamo dai andiamo avanti Roberto mai arrendersi sempre testa bassa e menare eh. sui pedali no? dici un po Roberto allora stiamo parlando di di, di ciclismo di, di qualcosa di, di forte, qualcosa che abbiamo capito che fa parte della tua vita, della, della tua, del tuo vivere. No? Quindi, prima di addentrarci nei meandri di questo magico mondo, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per il ciclismo, com'è che si è evoluta la storia. Allora, eh, la, la passione per eh, il ciclismo eh, nasce da, da, da una famiglia, insomma. Eh, mio fratello è sempre stato ciclista, tuttora è, è un appassionato, è uno di quelli che le, le corse le, le corre insomma. Eh, la passione per il ciclismo, poi eh, il fatto che comunque eh, mio padre era una persona, eh, eh, una persona che, ha, che, ha, che ha sofferto determinate situazioni, eh, mio padre è, è stato l'unico uomo al mondo a superare due trapianti di fegato eh, con l'asportazione della milza, cioè l'unico poi sono stati altri è stato il primo, Mamma mia. E, e quindi in famiglia abbiamo vissuto un po' tutti quanti. Eh, eh, siamo cresciuti con il concetto di non arrendersi, mai di combattere, eh, di combattere sempre perché c'era in ballo sempre qualcosa di, di importante. No? E, lui fatta, superate questi interventi, eh, si è messo ad organizzare corse ciclistiche per moto d'epoca, però da lui ho ereditato questa passione nell'organizzare le cose, no? e, e anche lì sì, insomma, c'erano situazioni eh, raccolte fondi eh, che, che tuttora faccio con amici, insomma... E, ho unito queste due cose, ne è saltata fuori quel giorno in cui pioveva mentre stavo lavorando al computer, eh, ne è saltata fuori un'idea eh, e questa idea ho fatto la, ho fatto la pazzia. È, na, è, nata, è, è nata così, eh, nel senso, ho detto aspetta che disegni un percorso duro per allenamento di mio fratello, no? No, un percorso il percorso più duro <ride> per l'allenamento di mio fratello. <ride> sì, è saltata fuori che ha detto abbiamo le Dolomiti, cerchiamo di vedere, perché in, in giro per, per l'Europa o per gli Stati Uniti c'era la race Cross America, la, la corsa regina certo. delle ultra cycling, un po' si diceva prima fuori dalla diretta, la Parigi Best Parigi è, è l'emblema delle randonnée. Sì. la race Cross America, la Ram, è la, è la corsa regina del, dell'ultra cycling, quella che è un po' detta le regole, no? e c'era nei Austria, d'Austria, Tour de Suisse, in Italia non c'era nulla e, e ho detto sai cos'è, magari ci, ci proviamo, no? poi ho, ho scoperto man mano che le cose si stavano eh, sviluppando, eh, le difficoltà nell'organizzare un evento di, di, di questa portata in Italia insomma, in un paese dove, dove eh, eh, la burocrazia è, è molto uh. più complicata rispetto a, a quanto lo sia probabilmente negli altri paesi dove cycling è, è più presente. E niente, quindi è nata così, eh, ho disegnato questo percorso e poi ho detto: Sai cos'è? Aspetta che faccio un sito internet e lo metto lì. Vediamo cosa succede. È successo che, che è stato un casino. Eh, ho cominciato a vedere gente che condivideva i blog. Eh, sui vari. Che c'era questo. Che, che si stava preparando questo, questo evento. Ho detto: Sai c'è? Vado a trovare un caro amico eh, di mio padre che, mh, che era Vito Favero sì. e, 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 gli, e gli porto lì questa idea. Vediamo cosa ne salta fuori. C'è questa ormai famosa intervista che c'è su YouTube sul nostro canale che, che che è quella in cui Vito lancia la sfida e dice qui, sì, non ci sono più i ciclisti che possono, non esiste, non esiste più quel ciclismo lì, non possono più, eh, non, cioè qua ci vogliono i ciclisti un tempo, Bottecchia, Binda, quella gente lì poteva fare queste cose, adesso... Eppure, eppure a quella, quella chiamata, le armi, diciamo, hanno risposto, mi ricordo, a prima edizione, ben 32 partecipanti tra cui cioè. anche Maurizio Barbolini. Fra i quali anche il bravo bon Mauri che... Ha dichiarato in un'intervista, sul Pordoi mi sono fermato e ho buttato la bici sul prato. Non sì, volevo, sì, alla... eternamente fisico, non rispondevano più. Quindi per far capire anche il cosa di così importante, affascinante, ma comunque duro, perché comunque è forse la, più, la gara più dura al mondo che c'è, no? Quel sì, gioco sì. di quel fatto è una magia. Però ti racconterò di più su quell'aneddoto lì del buon Maurizio, che arricchisce ancora di più questa, questa gara, è il fatto che un altro partecipante, Demis, Zanato aveva il camper gli ha fatto fare una doccia questo è quello che <ride> insomma lo ha, lo ha rimesso in gioco insomma ed è stata proprio e questo è questo lo spirito no, della, della corsa c'è cioè, la su tutte le gare una, ci sono gli avversari no? però qui la parte competitiva eh, viene in qualche modo ehm, Parcheggiata, no? perché poi alla fine eh, ti trovi si, si vedono cioè, insomma, lo dico sempre c'è cioè, una condivisione eh, di un viaggio di una fatica no? tutti sono lì a, a è un'enorme un sofferenza eh, perché eh, perché è, è così insomma è, è la corsa più dura del mondo cioè, non trovi un concentrato di dislivello così in un chilometraggio così insomma quindi non hai un attimo di tregua, eh, però, eh, quello che ti lascia dentro alla fine è qualcosa di altrettanto grande e questo ce l'ha raccontato Michele Pacifico, che ha proprio vissuto al fianco anche del papà, che era là con lui. No? Che l'ha seguito. che, che gli... Però, ci ha fatto capire veramente lui, Mattia De Marchi, le tante persone che abbiamo avuto la possibilità di, di chiacchierare in questi due anni su questo canale, no. E chi ha parlato della Dolomitia, di quello che tu hai creato, ne parla proprio come un viaggio. Ma e devo dirti, guarda, in questi giorni stavo buttando giù un po' di idee, un po' di frasi nel mio taccuino per cercare anche un po' di, di giocare a tavolino con te su questa chiacchierata. no? E una cosa, un pensiero che mi è venuto è proprio quello delle varie competizioni. Perché comunque noi siamo nati, o almeno io, anni 80, quindi della Class 81. Ho vissuto il ciclismo per quello che era il Giro d'Italia quando c'era Pantani, quando c'erano i personaggi, no? Però, mentre lo vivevi alla televisione per il Giro d'Italia o per il Tour de France, sognavi con i racconti dei nonni e dei genitori di quello che era l'epoca di Bartoli, comunque quello che erano i veri eroi del ciclismo. E una volta scoperto l'Ultra anche qualche anno fa, ho proprio scoperto. Una passione, una, uno sport dove non importa tanto l'arrivare primo, ma è il viaggio, è quello che condividi, è la fatica, è la, è la forza di dire ho dei limiti, voglio provarli, ma non voglio provarli per far vedere che sono più forte, ma perché voglio quasi è quasi un viaggio con me stesso, è quasi una, un qualcosa dove posso scoprire. e Diciamo, scoprire e combattere con l'io che pedalo. E questo è un po' quello che ho vissuto nei racconti di chi l'ultracycling lo pratica. Non so se poi è qualcosa che puoi condividere, confermare. Sì, sì, eh, con confermo, confermo. Eh, poi la cosa bella dell'ultracycling è proprio questa, no? Che è una sfida. Eh, tu, scegli tu scegli che sfida vuoi che sia. Eh, è la sfida... Contro i tuoi limiti, è la sfida contro un avversario, è semplicemente un, un viaggio che tu vuoi fare per vivere che ne so, le, le Dolomiti in, in un orario in cui non, non, non uno, è un'opportunità anche per trovarti che ne so, a vedere eh, la via latea in cima al Fedaia di notte, una cosa che non faresti mai in un'altra, in un'altra corsa, no? E, e quindi è tutto, è, è questa la bellezza dell'ultra cycling. Che è, almeno eh, fin, fin quando io eh, lavoro, lavorerò, nel senso che sono, più malgrado, il presidente di Ultra Cycling Italia, lavoro <ride> per, per preservare questo sport nella sua purezza, insomma, eh, finché che ci, ci sarà la possibilità di viverlo eh, li, liberamente, naturalmente, sotto le regole dettate da... Eh, sì, Se non anarchia, insomma, ci deve essere una, una linea guida. Però è, è questa la grandezza dello, dello, di questo sport. Sai, Uno sport che, che affascina, uno sport che, che, come dico sempre, è un viaggio con o contro il mio essere, il mio vivere, dove ho la possibilità di provare, sperimentare, mettermi in gioco. No? Però una domanda che molti si fanno è qual è la differenza tra una randonnée tra una gran fondo tra l'ultra cycling, cos'è che differenzia queste discipline che comunque vivono col ciclismo? Allora, eh, partiamo dalle gran fondo che siano sì, sto storicamente: eh, so sono le, mettiamo le prime. No, uno finisce, finisce magari il ciclismo dalle categorie giovanili. Arriva a un certo punto della carriera, magari. Eh, si trova senza eh, una squadra o per un motivo o quell'altro insomma però la voglia di mettersi cioè, l'essere umano è mettersi in gioco competizione quindi uno passa alla gran fondo la gran fondo diciamo che è, è, è il, lo spazio eh, in cui una, eh, un atleta finisce perché non ha, non aveva perlomeno alternative e Diciamo che si porta un po' agli strascichi di quello che è il ciclismo convenzionale, no? Eh, quindi eh, sta, sta voglia di arrivare davanti a tutti i costi. Eh, prima dell'ultra cycling c'era il movimento randonnée, che era l'alternativa, diciamo, al gran fondo. Io c'è anche il Gravel, va avevo un'altra parentesi, ma eh, il mondo del randonnée è quello in cui eh, ci si arriva con, eh, con una maturità diversa, no? È quella che eh, ok, io non ho più voglia di, di fare la perché devo fare la gara. A me piace la bicicletta. Vado a farmi i miei brevetti, vado a farmi i miei viaggi, però mi piace che sia riconosciuto quello che ho fatto. Quindi i 200, i 400, i 600 km da Parigi per Parigi. Eh, sono, eh, sono un ciclismo eh, veramente legato alla passione. a... a eh, se, se no nessuno ti, ti metterebbe in bicicletta per 1200 km se non hai una passione proprio estrema certo. eh, l'ultracycling è diciamo un po' a metà uh, un po' a metà perché, um, perché concettualmente si lega per certi uh, premessa per me l'ultracycling è è ultra cycling, eh, voglio dire, non, non ci sono vie di mezzo. C'è il bikepacking, è un'altra cosa. Eh, c'è il viaggio attraversare l'Asia, non è ultra cycling. Eh, L'ultra cycling è una, una prendere la bicicletta, appendersi un numero e quella è il tuo percorso, e lì devi stare. Diciamo, c'è eh, un regolamento, è una. È una Gara, no? È una gara. Eh, fermo restando. Che poi ci sono tutte le sfaccettature che uno vuole, tutte le motivazioni che uno mette in campo per farla. Però Posso diciamo solo una cosa, Roberto, perché tu hai detto sì. non è bypacking, l'ultra cycling è altro, no? <coughs> Perdonami, ma l'ultra cycling può essere vissuto numero percorso cronometro, un grande viaggio, perché come dici te, quello che, vivrei, sì. quello che si vive nell'alba del Pordoi piuttosto che nel Zao, eh, non lo vivi da nessun'altra parte e non esatto. l'avresti mai fatto, però l'ultracycling può essere vissuto come bikepacking, può essere... Sì, sì, eh. cioè, adesso ci arriviamo, no, sono è, molto no, severo no. su questa cosa, Vabbè. perché... Vabbè. Mi piace questa cosa di mettere i puntini sulle, lei, perché no, io no, no, ancora, infatti, dopo anni no. devo ancora capire qual è la differenza di tutto. E quindi... Sì, allora, noi prendiamo ad esempio eh, Luther che nasce dalla race a Cross America, no? Sì, e, sì. e la race a Cross America è eh, ciclista sì. davanti, team il seguito, la crew, l'equipaggio, insomma, che ti, che ti segue e, e si prende cura di te. Questo è quello che è l'ultracycling noi di Ultracycling Italia eh, siamo stati i primi ad aprire l'ultracycling alla modalità self-supported sì. quindi abbiamo detto guardate non avete più bisogno di un'auto al seguito se per voi il ciclismo ehm, è eh, questa forma cioè voi la sfida con voi stessi e non volete nessun altro si vuole essere il tuo viaggio quindi uno, uno decide di partecipare in self-supported eh, il successo di, di quest'anno, grazie ad Anna May che si è inserita nel VUCA dell'anno scorso, dire, è stato quello di far riconoscere l'ultracycling anche nella modalità self-support. Addirittura eh, l'ultracycling dolomitica è stata la corsa pilota per l'anno scorso in cui eh, la presidenza a direzione della Race a Across America ha eh, concesso eh, la qualifica Race a Across America anche agli atleti senza supporto, senza auto al seguito. Che era una prerogativa, cioè la RAM prevede che tu, ciclista, sei sotto test nella gara, certo. ma anche la tua crew è sotto test. Perché l'ultra sagging sarebbe nasce come sport di squadra. Abbiamo Quindi... avuto quest'estate una bella chiacchierata sempre sul nostro canale. Con Nico Valsesia che ci ha raccontato la sua rama, e quindi abbiamo avuto la possibilità di capire tutto questo discorso. La Crew, il, il, le squadre il meccanismo. La squadra, sì, quello, quello è ultra sai. Io, io faccio sempre questo paragone: no? il rugby eh, e il football eh, eh, prevedono la palla ovale. Quindi, eh, per, però, sono due sport che hanno regolamenti completamente diversi. Un po' come eh, il, il random con l'ultracycling usi sempre la bicicletta però eh, mentre nella randonnée eh, tu decidi di partecipare per passione fai il tuo viaggio però quando arrivi arrivi in dieci giorni e tre ore e ti dicono sei arrivato in dieci giorni e tre ore nell'ultracycling hai la possibilità di dire cavolo sono arrivato decimo sono arrivato quindicesimo certo. e è anche una, una, una sono arrivato ultimo sì però con un numero sulla schiena quindi io mi sono messo in gioco, ho messo lì tutto me stesso e non me ne frega niente se sono arrivato ultimo, perché ho già vinto, sì. perché io ho avuto il coraggio di mettermi, di me, di mettermi questo, questo numerino che poi non lo mettiamo sulla schiena, lo mettiamo sul caschetto sì, e sul porcellino, sì. sì. perché non roviniamo le divise e non copriamo gli sponsor. Wow. Eh, però eh, però questa è la, la, la differenza. Termo restando che è Proprio un valore aggiunto che uno, uno dice: boh, Do senso alla mia fatica, eh, portandomi a casa magari una soddisfazione. L'ho detto anche questa sera, un carissimo amico. No, non si vive di soldi, si vive di soddisfazioni. Sì, sono di quelle che ti fanno arrivare, che ti portano avanti. È vero, eh. Eh. è di queste Sono quelle che ti portano avanti. La soddisfazione, perché? Ma come in tutte le cose, se non hai la soddisfazione lavoro, casa, famiglia, amici, qualsiasi cosa, no? la soddisfazione ti fa sognare per andare oltre. Eh, tu, tu no, se non avessi la soddisfazione di quello che fai, nemmeno tu non saresti lì col microfono e le cuffie. No, no, no. Noi lo facciamo, lo facciamo per questo, anche se ci rimettiamo. <ride> Però alla fine, alla fine, almeno diamo un senso alla nostra vita. No? Ti trovi a dire... Eh, è bello che questo, cioè, fermo restando che, eh, almeno per quanto mi riguarda, ma penso anche te, non, non lo facciamo tanto per, per, per farci vedere, eh, perché io sono per quello che si nasconde, per il primo a nascondersi, eh, ma lo facciamo per, per, per lasciare qualcosa di, di, di buono in questa esistenza, no? quindi credo che... Per, non ce ne sono tante corse di ultra cycling in Italia, c'è cioè, un motivo perché le responsabilità dietro a un evento di questo tipo sono tantissime. Perto. E se non lo fai, eh, io dico sempre: anche se è difficile essere creduti, eh, io arrivo sempre a un certo punto che dico chi cacchio me lo fa fare. No? Però quando ti arriva il ciclista sul palco con, con le lacrime agli occhi, e dici, capisci, perché. capisci il perché ma, e continui ad andare avanti io faccio sempre questo esempio no? è come la salita, la più lunga lo stelvio, sei a metà e ti chiedi ma perché ma cioè, ma è più... giro la bici, è semplice sì, sì, sì. un'ora sono a casa, chi si è visto si è visto ma poi hai la soddisfazione di arrivare in cima e tutta la fatica, tutto quello che. tutti i santi che hai tirato giù sì, sì. sono là che sono là che gli abbracci, tutti qua Ma tu prima hai detto una cosa: no? non lo facciamo per apparire, lo facciamo perché ci crediamo, per condividere, per tante cose, no? Io devo ringraziare questa. devo ringraziare me stesso, no? <ride> Però devo ringraziare queste chiacchierate perché ho iniziato queste chiacchierate parlando di COVID. Con un amico dottore, parlando di nuoto, parlando di filosofia con un altro amico filosofo, e poi ho conosciuto il cicloturismo, ho iniziato a parlare con Dino Lanzaretti, ho iniziato a parlare con Michelangelo Pacifico Ultra Cycle. A due anni di distanza, io quest'anno parteciperò forse alla Parigi Breast parigi perché ho iniziato a scoprire questo mondo con i racconti degli altri e la soddisfazione era tanta nell'ascoltare, ma non tanto nell'ascoltare basta, ma nel poter apprendere da chi stava chiacchierando. E quindi è, eh sì. è là che è nata, no? Ma se, ma se io ho fatto delle gare da 200, 300, 600 km, quando prima al massimo facevo il giro da 50, l'ho fatto grazie a chi ho ascoltato e mi ha caricato la voglia di provare, come hai detto te, la sfida, il tramonto, questo e quell'altro in bicicletta, no? E quindi... Io immagino quello che tu provi quando sei sul palco e ti arriva la persona in lacrime e ti dice, e ti dice Roberto, grazie, perché ce l'ho fatta senza di te. Non avrei mai provato, non avrei mai visto le, le montagne. Questo, cioè, io penso che Pelle d'oca, guardano un po'. Non riesco eh, a pardon. vedere. Ma... Io non ti dico quante lacrime, che mi commuovo anche ora eh, raccontando. Eh, mi ricordo la seconda edizione cioè che io sono un, un... allora io eh, è successo nell'edizione del 2016 che a un certo punto mi hanno rianimato perché io sono svenuto eh, perché non mangiavo non, non, non mangiavo da tre giorni ma nemmeno me ne rendevo conto che eh, quando io sono lì eh, ho talmente tanta eh, apprensione, preoccupazione che io sono presente h 24 su, su, sulla corsa, naturalmente, insomma, come tutti si pedalano, io non è che posso andare a far festa. No? E, e mi ricordo quando è arrivato Massimiliano Sala, medico del Manchester City, sì. che nel 2015 ha partecipato eh, ha fatto una raccolta fondi, ha raccolto eh, per un'associazione lì a Manchester e aveva tutti i giocatori della, della squadra che lo chiamavano per incitarlo durante la corsa, mi raccontò però questo per dire quando è arrivato al traguardo cioè non, è arrivato penso alle 4 del mattino ok, quindi figurati no, c'ero io non c'era nessun altro e lui mi ha detto io ho trovato qualcuno su quel palco che non è che era lì ad aspettarmi era lì ad accogliermi e tu eh, mi hai detto per me è stato il cammino di Santiago di Compostela per me è stato qualcosa di grande mi ha abbracciato piangendo e, e ed è bello sapere che comunque qualco, qualcosa che, che, che in cui credi tu dà una motivazione a, a, a tante persone e vabbè poi anch'io mi sono arricchito e mi sto arricchendo tuttora nella, e, e mi e continuo ad essere qui a dedicarmi notte e giorno a questa corsa perché le persone che, in, che ho incontrato nel cammino mi hanno lasciato tutte quante qualcosa. Cioè io sono una persona migliore, e sono, eh, avevo una buona base di partenza perché parto da una vita di sofferenze, <ride> eh, lo dico ora. Ah. Perché trovarsi a sette anni con il papà che vomita quattro litri di sangue, sono cose che ti segnano, no? Certo. E quindi ero sempre abituato a... a sono sempre cresciuto nella, nella, nella... dai che ce la facciamo, no? Sì. E, però, insomma, trovarsi, trovarsi a fare qualcosa che, che, che vedi che riesce a, a creare... Questo tipo di emozione, no? questo tipo di eh, ho, ho, ho superato un ostacolo che sembrava insormontabile. Eh, io mi sono arricchito tantissimo e ringrazio eh, tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che parteciperanno. Eh, e lo dico sempre, quando... però mi dicono: Guarda che vengo a fare la tua corsa. No, ferma subito, non è mia, cioè è. Nel momento che tu partecipi è tua. È tua. No, non è mia. sono solo qui a cercare di fare del mio meglio perché tutto vada, vada bene, no? Perché questo è quello che fa l'organizzatore. Però di fatto è quella cosa che rende grande la corsa, il fatto che ognuno quando partecipa ne, ne, ne entra a far parte. Cioè è, è una pedina de, 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 ed è sua, è sua, è dei partecipanti. Però sai. Tu stai parlando mentre parli io ascolto e la, la mente viaggia la, la bicicletta pedala la ruota gira e continua a girare a girare non è tu hai detto io sono solo là non sei solo là perché io ti immagino come il padre di famiglia che fa partire i suoi figli e che è in apprensione, perché hanno i passi, c'è il buio, c'è il sole, c'è il caldo, so, c'è la pioggia quando, sei, quando, partita, quando partita la corsa, io comincio a conia, sì. <ride> capisci? E quindi tu sei là è come il, il figlio che va fuori per la prima volta in macchina a fare una festa con gli amici, e sei là che gli torna a mezzanotte, tu sei là che li aspetti, e quando arrivano, cavolo. Cioè, immagino veramente che ti posso dire che ho, non, ho, non sono un ciclista. Chissà che sono un amatore, io vado per, perché mi piace conoscere me stesso e come dici te: è un dare per avere. Tu dai a loro e loro danno a te. Io nella bici ho avuto tanto, grazie, come ti dicevo prima, anche a chi ho ascoltato. No? E la cosa bella è appunto tutto questo movimento: è il fatto di poter ricevere tanto. Quindi mi immagino proprio nella tua posizione quello che provi quello che dai, quello che ricevi, ma è veramente io sono là che ti vedo il papà che, che, che manda sì, in giro. Sì. No, co poi considera che comunque eh, ultra cycling in generale, nell'ultracycling Dolomitica probabilmente di più, viene fuori la persona per com'è. Certo. E ti toglie completamente la maschera. È una corsa che... Eh, che ti, che ti fa conoscere le persone a fondo. Eh, quindi ma non solo la, la pers le persone in genere, no? Quindi vedi la reazione alle difficoltà di chiunque, vedi eh, le capacità di la resilienza, la capacità di com come affrontare affrontare i problemi, come risolverli e, e vedi e, 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 e tipo e ti trovi proprio ad avere a che fare con la persona che è al suo limite. Quindi eh, riesci in un certo senso a capire eh, il genere umano fino fatto? in fondo, come è fatto, <ride> il, il limite fisico, psicologico, il limite... Eh... e quindi eh, sì, io sono il buon padre di famiglia che ha a che fare con uh, un branco di adolescenti, però <ride> <ride> hai capito? Nell'età in cui, hai capito? L'età eh, peggiore, eh, l'età peggiore. Nell'età peggiore, perché comunque stanno facendo la cosa eh, più grande, stiamo parlando della cosa più grande che ognuno di loro abbia mai fatto nella maggior parte dei casi, no? eh, quindi, è, per me, vivere questo è la, una difficoltà, è, è una. una un, però per è, è tutte le cose puoi immaginarti, però, è, è un privilegio che che hanno in pochi nella, nella, nella vita, eh, esatto. quello di riuscire a, a, a capire e, e a, a trasferire tutto questo eh, in se stessi. No? Eh, Anch'io mi sono trovato, ti racconto questo aneddoto, poi dimmi se parlo troppo. Perché... No, no, è una cazzatura. No, <ride> guarda, è bellissima, perché io ero partito con uno schema di informazioni tecniche, invece sto apprendendo tanto da quello che dici. Perché è il. Sì, anche io, eh. Sai, stai, mi stai parlando del. Mi stai parlando non dell'ultra ma di cos'è per te l'ultra e questo mi, da, sta, mi sta dando delle informazioni. Io quest'anno non posso iscrivermi perché ho la Parigi, -Parigi <ride> ma vorrei essere là a pedalare. Perché mi stai veramente. Stai raccontando col cuore come il papà racconta della prima volta che il bambino è andato a scuola l'emozione del cioè, quindi vai tranquillo Roberto. Sì, ti ho detto che è la mia vita, eh, quindi uh, poco viene fuori, viene fuori. Bello, bello, no, ti, ti, porto, ti porto questo aneddoto per dirti eh, che noi siamo abituati, cioè io sono abituato a vivere le difficoltà degli altri e se io dieci anni fa la prima edizione avessi avuto la difficoltà che ho avuto nella scorsa edizione 2022, probabilmente la corsa non sarebbe nemmeno partita, perché ti spiego questa, no, chiedo in eh, una host al transito no? perché, allora, per far partire l'Ultra Cycling partono più o meno 200 pack eh. no, quindi eh, e si sta lì a, a capire se il vigile di, mh, paese, di paese X eh, ha, ha qualcosa da fare da qualcosa da, da far ci presente, insomma, da farmi presente perché il passaggio lì piuttosto che da un'altra parte. Insomma, tutte le difficoltà a gestire un percorso di 700 km con tutti i comuni attraversati, le prefetture, eh, gli avvisi da fare ai, ai valenti di proprietari strade, eccetera. Quest'anno mi sono trovato appunto con il uh, giovedì sera finisce il briefing. Eh, torno in ufficio per stampare le ultime cose che mi mancano. Eh, mi, mi sono telefonato, un numero sconosciuto, io, il mio numero è sul sito internet, quindi mi, mi chiamano tutti, di... eh, sì, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in chat, al Brasile, a ore, alle ore più assurde. Vabbè. E, vedo, rispondo, eh, era una, una vigilessa di un comune che mi faceva presente che eh, su quella strada sulla quale io avevo in una hosta firmato al transito eh, del... Eh, c'era una, 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 una. Praticamente Veneto Strade si era dimenticata che c'era un'ordinanza che prevedeva che di là le due ruote non potessero passare tradotte, moto, ma anche vicino, ah, e quindi ho dovuto cambiare il percorso, soldo. Sì. Ecco, perché è l'unico posto in cui hanno vietato, ho dovuto, ho dovuto, però eh, me l'avevano concesso. Io non sto la sindacare se era. Ordinario, stra straordinario, una concessione straordinaria, di fatto, io avevo il permesso di far passare eh, la corsa di là, no? e quindi a un certo punto eh, mi ho detto: no, guardi, che eh, io... io vado, ce l'ho, qua cazzo. Eh, <ride> Noi di là passiamo, e mi fa: no, guardi, allora glielo dico, mi hanno chiamato a me, mi hanno detto di, di chiamarla, e per dirle che hanno revocato perché si sono dimenticati che di là non si può passare io ho dovuto cambiare il percorso in, nella notte fra il giovedì e la partenza del venerdì mattina io ho dovuto cambiare il percorso della 180 radicalmente e mandare le tracce a tutti i partecipanti cambiare la parte finale del percorso della 380 mandare e comunicare a tutti gli enti attra attraversati che, eh, che, che, che non si passava più di lì perché poi si mettono insieme tutte le, le cose relative alle varie assicurazioni che, 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 che ti coprono solo se, se, se rispetti quello che hai, che hai dichiarato. No? Quindi ti dico: se fosse successo dieci anni fa, io avrei mollato tutto. Basta. Perché con cazzo, fai tu in quattro ore a, a, a cambiare tutto, no? E... Scusa, una parolaccia. No, no, si può dire cazzo, si può <ride> dire... <ride> è tranquillo. Sai, sai qual è questa la differenza? Da esterno ti parlo. Eh? Mm. La differenza tra quello che hai vissuto te e come ha, è, si è evoluto il futuro, quindi il fatto che va avanti, la differenza tra organizzare una gara per scopo economico, organizzare una gara perché ci credi. Qui c'è... Ah, sì. Uh, sì, 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 perché se ma... no... Ma dico anche, anche un'altra parolaccia... Cioè, senso... <ride> no, se non c'è la passione non, 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 nessuno ti, ti farebbe eh, superare. E dico, per chiudere il discorso, era che le difficoltà eh, le affronti eh, in una... le, le, ho, le affronto adesso con uno spirito e un, una... Eh, uno spirito diverso rispetto a quello che, 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 che avevo prima, no? Quindi no. adesso eh, sul serio sono diventato un caterpillar su certe situazioni. Il problema e, si risolve via. Eh, sì, si affronta, sì. Eh, o se no, per carità, si, si, si trova la, la strada, cioè bisogna trovare la strada, quella che. Che, che ti fa risolvere il problema eh, cioè, naturalmente se hai un caterpillar puoi avere, però hai la, la muraglia cinese non lo butterai mai giù voglio dire, quindi devi trovare le soluzioni questo perché, perché per me l'ultracycling è, è una cosa che eh, e le persone che praticano l'ultracycling eh, sono eh, com, come hai detto prima insomma, sono dei figli eh, abbiamo creato insieme uno spazio che io ho l'onere lo, lo, e la, la voglia di, di preservare e, e di continuare a fare in modo... Cioè, è uno spazio che non c'era per persone che cercavano uno spazio, quindi un spazio. la mia missione, se vogliamo, è, è fare di tutto, tutto il possibile, perché questo spazio continui ad esistere. E e sia e... eh, sì, è sì, una Però... Perché cioè, una cosa grandissima. Come hai detto te, in questi, a eh, Sposa è capitato dieci anni fa, fanculo tutti, chi si è visto ci ha visto, e io vado a pedalare per i cavoli miei, altro sì che perdere, altro sì che il 23 febbraio ricevere la, la telefonata di quello che deve montare il palco fra 4, 5, 6 mesi, eh sì. no? No. no, no, ma no, no, approfitto, su una parentesi, ringrazio Alberto Tocchetto no? perché lui mi ha chiamato per dirmi: no, perché mi chiedono dappertutto. Ma io ho bisogno delle date perché prima te e poi tutto il resto. Premessa: lui si è fatto il giro della Polonia in bicicletta, Eh, dai, e il staff della Dolomitica c'è tutta gente che ha un certo. Allora sarà anche avremo anche la possibilità di, di, di conoscerlo per poter magari chiacchierare anche con lui sul suo viaggio, ben venga. Però, sai, mentre parli, io continuo a pensare. E mi viene un po' questa similitudine, no? Del, del te che, che comunque dici, testa bassa, qualsiasi problema si affronta. Eh, gli amici che adesso, gli amici, collaboratori che adesso pensano prima a te poi gli altri, quindi ci credono tanto quanto ci credi te, no? Ma questo mood mi viene da, da pensare a come il ciclista che si trova nella tua gara a un certo punto buca. È facile dire chiamo e vado a casa, è difficile dire no. Ci fermiamo 5 minuti, riposiamo un attimino, mente fresca, dopodiché decidiamo cosa fare, come andare avanti. Chi per chi ha fatto chi partecipa alla tua gara? Quindi le emozioni che hai vissuto, le difficoltà, perché sicuramente non è che sono tutti pronti, arrivano e via, no? ehm hanno aiutato a, a entrare ancora di più in questo mood che come hai detto prima nella sofferenza da, da, da giovane hai comunque plasmato e ti, e ti ha caratterizzato no ma ti hanno aiutato anche loro a diventare quello che sei oggi come organizzatore sicuramente sì cioè, eh, 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 ringrazio loro cioè io sono quello che sono e, e, e continuo cioè, ti porto un aneddoto io quest'anno me la sono mi sono fissato un obiettivo che è quello di eh, riuscire a eh, ritagliarmi il più tempo possibile per dedicarmi cycling siamo in una fase eh, in cui c'è bisogno di una, una presenza eh, mia eh, insomma sto tagliando il lavoro <ride> per dedicarmi, dedicarmi al, all'ultracycling eh, e, e io gliel'ho gli detto una delle prime persone che è, a saperlo è stato Martin Bergmeister due volte a Race Across America che, 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 che è una, persona, eh, una delle grandi persone che io ho incontrato nel mio cammino e la risposta sua è stata: sarà una cosa eh, bellissima per il movimento se tu riesci a, a, a dedicarti a, di, più. di più, no? Eh, questo per dire che eh, eh, è anche lo spronarsi lo, lo sprono che mi danno loro, anche gli altri che mi hanno detto: vai, sì, fai perché c'è bisogno di questo, no? Eh, e lo, e lo fai lo fai solo perché, perché vedi che ti insegnano che non ci si abbatte, che, davanti a, che bisogna andare avanti, che bisogna crederci, che bisogna lottare. E devo, devo Quello che sono oggi, lo devo a loro, dal, dal primo all'ultimo, eh, sì. anche a chi a chi. Con, a chi Magari si è scontrato con me, con, con chi mi sono scontrato. Eh, devo molto, perché sono tutte eh, persone che, che, che mi hanno forgiato, che mi hanno aiutato. E, e negli anni ho capito, eh, ho capito tante cose che magari prima ero molto, diciamo, in senso unico. Adesso invece sono molto più, cerco, cerco di più il confronto perché mi rendo conto che. Eh, sì, c'è un'età in cui dici, no, io sono io, e, <ride> avanti così, ma poi ti rendi conto che, che devi attingere a, a, alle, alle persone che hai attorno a te, naturalmente a quelle che hanno una visione eh, come la tua per cercare di, di, di crescere, di arricchirti, e... quindi credo, credo in questo momento di essere la, la miglior persona che, che, che possa diventare adesso posso solo peggiorare insomma. diciamo che hai passato il tempo del parlo io e sei nella fase dell'ascolto nella fase in cui sì 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 sì, sì. sono nella fase dell'ascolto ma anche di quella del parlo io perché vedi che sto no, chiacchierando certo. no, ma questo è bello no. cioè, questa è la fortuna anche perché se no sì, sì. no ma veramente il... cioè ho preso tanto stasera, no? Nel senso che... Intanto mi hai caricato, mi farebbe a partire subito. <ride> Però no, il bello... E questa è una domanda che ti faccio anche, no? Il bello di quello che tu hai raccontato stasera è la passione con la quale fai questa cosa. Um, io ho fatto randonnée, qualche gara gravel, no? E ho visto come negli ultimi anni queste manifestazioni stanno diventando commerciali. Non c'è più numero piccolo con tanti servizi. Io ho fatto una gara dove ho speso 50 euro. Mi hanno dato una maglietta e c'erano sei ristori dove dovevi pagarti tutto. Ma faccio meno della maglietta anche perché quella maglietta lo sponsor te l'ha regalato, visto che era lo sponsor, fornitore e produttore della maglia. no? Quindi, cioè, nel senso, vedo che si è persa un po' la voglia di organizzare per far dare, per regalare un'esperienza a chi partecipa. E è diventato il fatto di dire, cavolo, tutti fanno grave, benissimo, dai, da 50 euro a 80 euro, che intanto si scrivono ancora di più, eh, un ristoro sì, sì. su mille chilometri, chi si è visto si è visto, e quando arrivano c'è la birra, ma la birra Heineken te la vendo a 5 euro, la 0,25. Cioè, perché? Perché? Cosa è che muove? Adesso magari è, è brutto che tu magari, ecco, forse è meglio non farti la domanda perché non vorrei no, che no. ti scontrassi con altri organizzatori per l'amor di Dio. Però no, mi no. chiedo perché nell'ultracycling, a differenza delle gran fondo, delle, delle gare grave che stanno venendo fuori, perché nell'ultracycling c'è tanto cuore in chi partecipa, in chi organizza e dall'altra parte invece c'è tanta voglia di dire… Aumento il prezzo più guadagni, più persone perché più costa, più la gente si iscrive. Ah, perché ti dico, o, o, se fossi un organizzatore eh, generico, diciamo che magari mi sarei buttato anch'io sul gravel, perché dici bueno, c'è un'opportunità, c'è uno sviluppo. Invece, sono tanto affezionato al nostro mondo, al nostro ambiente. Eh, primo perché le perché c'è una, una visione comune eh, su tutti i partecipanti. Eh, secondo, per carità, e sono il primo a dirlo, eh, le corse di ultra cycling sono molto costose rispetto a quello che è eh, una gran fondo: con eh, se scegli gli è privilegiata o meno, eccetera. Eh, però è anche vero che. Le corse in Italia, quelle che bene o male coordino, coordino io, sono le più basse di prezzo eh, di accesso a livello europeo. Eh, ci sono dei costi fissi che sono importanti, i vari servizi di, di, eh, di tracciatura piuttosto che cioè, io, ho i pulmini che fanno il recupero degli eventuali ritirati. È una cosa che siamo stati i primi a mettere in campo. Cioè, di solito sono in Val Gardena, non ce la faccio più. Vabbè, ciao. Ciao, ci vediamo. Ci vediamo. No, riportami, riportami il GPS, che se no mi costa eh, 100 euro. <ride> Dica, sì, che devo pagare. È eh, troppo facile. Sì, invece eh, quello che abbiamo cercato di fare. È, fin, finora siamo riusciti anche a non, a non alzare. Eh, Mai la, la quota di iscrizione cioè, mentre tutti magari eh, fai conto qualcosina in più magari riesci finora siamo, siamo riusciti sempre a, a denti stretti a, a tenere a, a tenere questo tipo di, di, di il massimo del servizio che si riesca a dare con la spesa più bassa possibile per la gestione della eh, della, della corsa insomma e questo perché perché fondamentalmente, eh, e penso e spero che i partecipanti eh, siano testimoni, insomma eh, si cerca sempre di eh, promuovere, far crescere, eh, far sviluppare e, e prendersi cura del movimento. Eh, sì, da noi i ristori non si pagano, c'è di tutto, dai fichi secchi ah. alle noci a tutte quelle cose che, che, che di cui c'è bisogno, tutte quelle cose che ti possono servire per arrivare alla fine. Quindi, è la che, sì. che la persona fa l'esperienza, secondo me. Sì, sì, no, perché se gli è fai chiaro. trovare la Pepsi piuttosto che la Coca-Cola senza fare pubblicità, eh no? Perché uno quando arriva all'estremo, la Coca-Cola sa cosa gli dà la Pepsi, magari <ride> sì. no. Fermo restando che a me la Pepsi piace, però si fa attenzione a tanti piccoli particolari perché forse, forse la mia situazione. Eh, la mia esperienza, o il mio, sapete cioè, perché io lo dico sempre, e infatti comincio ultimamente a non essere eh, eh, giudicato per questo. Ma io non sono un ciclista, io la bicicletta la uso per andare a prendere il pane. Quella volta che vado a prendere il pane, voglio dire, eh, come i fratelli Pelissier non erano ciclisti quando organizzavano il Tour de France, voglio dire. Eh, sono però vedo e sto molto attento a quello che è ehm, quello che è l'esigenza eh, o, o quello che è ehm, eh, ascolto molto loro no questo forse è il valore aggiunto sì. eh, spesso eh, spesso ho mandato una mail per chiedere in cosa posso migliorare? In cosa possiamo migliorare? Non credo che questo eh, sia una cosa che un organizzatore faccia eh, nei confronti dei partecipanti perché ti metti ad un rischio enorme. Certo. Eppure, eh, eppure, credo che, che nell'interesse di far crescere un movimento, di preservarlo, ci sia anche questo il mettersi in discussione e. E il chiedere eh, chiedere eh, chiedere supporto c'è cioè, chi mi ha detto è troppo costosa però poi c'è già iscritto per quella prossima edizione <ride> perché vuol dire che sì lo è ok così per fare una 380 magari adesso si pagano 190 euro ok eh, però calma eh, noi siamo noi siamo lì c'è gente che mi dice io in altre corse ho fatto la corsa e non c'era non ho trovato nessuno mai e invece voi eravate dappertutto eh, la sensazione di non essere da soli le forze in campo ho fatto una cena eh, quando si poteva periodo prima del periodo covid eh, con tutti i collaboratori e chi voleva unirsi e alla fine alla cena eravamo 130 persone no però 60 erano membri dello staff, e ho detto, porca, quanta gente è che c'era quest'anno a dare una mano, c'erano 60 persone per 50 partecipanti, Ma dai. Quindi, eh, quindi dici, ok, penso che questo, è, o con onestà o intellettuale, spero, insomma, che, 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 una, che una che un partecipante lo, lo noti, lo veda, insomma, quanto c'è. Quanta passione c'è in tutto questo? Cosa c'è dietro? Cosa eh. muove? Cosa? Perché è facile dire 190 euro, bisogna vedere come hai detto te cosa c'è dietro, cosa si muove, cosa c'è chi è sempre là, i ristori che non paghi il servizio. Cioè, Io invece vedo, ma vorrei andare OT quindi fuori tema e vi dice, però io vedo invece certe competizioni dove non ti danno niente e costa tantissimo. E quelli, ripeto, non, non la, tu hai detto: io cresco, voglio che chiedo cosa non va bene, cosa dove posso migliorare. Ma questo è fondamentale, secondo me, cioè è onorevole perché? Perché sapere dove sbaglio mi dà la possibilità di migliorare, di crescere di più, di, sì. di cercare di andare a creare un, un gioco quasi perfetto, perché poi la perfezione è difficile per dare un'esperienza unica. E questo secondo me ti fa onore dici, 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 dici bene no. penso dovrebbe essere così e eh, spero che che la direzione eh, che la direzione diventi questa per molti eh, perché eh, ripeto eh, le soddisfazioni arrivano se se sei a posto con la tua coscienza no e eh, c'è sempre un momento in cui eh, si spera che tutto, tutto quanto ti venga in qualche modo eh, riconosciuto eh, però non si fa per quello no? si fa perché bisogna certo. farlo perché c'è gente che merita perché eh, ci credi cui... anche sì, sì, perché per ci credo in maniera incondizionata perché se tu non ci credessi non ci sarebbe la gente che ha l'opportunità di fare questo. Cioè, per farti un esempio, parlavamo della Pepsi. La Pepsi regalava un jet su una, una pubblicità che è diventata anche una docu-serie, no? quindi un documento su Netflix. Però il jet non è mai arrivato. Quindi è facile raccontare che dai tutto e poi la prima esperienza la fai e non ci torni più. Come dici te, c'è chi si lamenta perché dice che costa troppo, ma se è già iscritto per l'altra gara, per l'edizione successiva. Quindi, insomma, la gente ci crede, la gente, la gente ci crede, ma ci crede soprattutto perché ha qualcuno che dà l'esempio e dice, ragazzi, questo è per voi. Siamo qua per voi. Però... Sì, ehm. Se, se sto pensando anche al, al fatto di chi partecipa all'ultra all cycling dolomitica, quindi la 180, 360 la 700 km con 23.000 metri di livello? no, no, sono 17.000, 17. sono 17 000, due sono volte l'Everest, no, poi è, è vero che certi dispositivi segnano delle. <ride> Eh, cose abnorme non, non so, non so a chi credere, eh, <ride> dovrei fare, l'hai lei, lei, lei mai fatta, eh, fatta, io, allora, io ci ho fatto fuori un paio di macchine. No, in bicicletta, ah, no, in bicicletta, no, per quello, io no. ho la massima stima di chi la fa, però, ti, ti, allora, ti, ti spiego questa eh, piccola esperienza che mi sono fatto negli anni, no, e, e poi. O oh, oh, finisci la, la, la sto un attimo? L'anno che ho deciso di accorciarla è l'anno in cui sono partiti in meno. Ah. E, un anno, 2000, edizione 2017, questo per dirti eh, anche per, per trasmettere questo, questo, questa, eh, questa passione che ho. Sai quanti sono partiti nell'edizione 2017 dell'Ultasaki Indolomitica? Sono no. partiti in 23. Vabbè, in 23 persone. È stato il minimo storico della manifestazione. Eh, Di solito è... Più più è, del è, doppio, più è del doppio. Sì, sì, è partita lo stesso. <ride> Ci ho rimesso 7.000 euro. Eh. <ride> Ecco, vedi. però è partita, è partita lo stesso e, e questo perché se credi in qualcosa eh, de devi, devi continuare portarle. devi continuare sì. se io avessi mollato in quel momento lì eh, io mi sono son sentito dire in quella particolare edizione anche da, da persona blasonata insomma eh, se non ci vengo io non ci viene nessuno ho fatto i conti veramente con, con uh, ho fatto un fallimento in quel, in quel momento, però ho continuato a crederci e adesso siamo a 60 iscritti oggi. Quindi eh, però questo sì, per dire: mai mollare, avanti sempre. Eh, ma eh, la, la difficoltà, eh, la difficoltà è, è più la difficoltà portare avanti la corsa che, che di correrla sotto un certo punto di vista perché eh, dico sempre se trovo qualcuno e dice Roberto non ti preoccupare me ne occupo io, tu allenati magari anche mi ritiro a un certo punto, ma se dovessi dedicarmi a prendere la bicicletta sarebbe più perché... semplice <ride> eh, sì, sì, perché prima mi dedicherei a me stesso e non a tutte le persone che mi scrivono da ogni parte del mondo a qualsiasi ora del giorno o della notte per, per sapere a che ora partirò esattamente o piuttosto che ma c'è qualcosa per le famiglie se vengo con la famiglia per qualsiasi ehm, stupidaggine c'è la chat sul sito e, e io rispondo, e se non rispondo, è perché sono in chat con qualcun altro quindi perché non, non riesco a a gestire tutte quante <ride> esatto, allora, però, poi... eh, non l'ho mai corsa, però eh. ti dico che sì, la, 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 corre, la correrei la correrei. Dacci una data adesso, sì, ma sai, oh, no. A me l'amico Ivano Incensi che lui è nella Ultra Puane ora come staff organizzativo e ha creato la Romagna Ultra Race. che Quest'anno, eh, speso un anno sabbatico, lui mi ha detto che se io dovessi correre la Dolomitica ci mi seguono con la Corriera <ride> per vedermi evitare. <ride> Però, sai cosa vuol dire? Che se la corri, non, la, non puoi essere là da accoglierli quindi, quindi forse è meglio no, no. Che, che magari la corri in un futuro prossimo. Non proprio. Sì, prossimo. magari quando, quando i sei se i miei figli crescendo, eh, se riesco a trasmettere qualcosa a, a loro su questo. Su questo, dicono: vai, papà, tu prendi la bicicletta e vai. Siamo qua noi, eh. papà. È un po' il passaggio, no? Quindi. Sì, sì, a quel punto là so che me, me, perderemo metà iscritti perché metà sono sul pullman a vedermi soffrire con tutto quello che ho fatto soffrire loro. <ride> eh, bello, però. Immagino che, che come in tutta la vita, insomma, arrivi a un certo punto, no? Spero per te. Molto molto lontano, però penso che anche quella sia un'esperienza perché dopo tanti racconti, tanti supportare gli altri, abbracciarli, attenderli, eh, il fatto di viverla, non so, boh, non so se riusciresti a viverla come gli altri o amplificata mille volte di più, quindi. Eh, eh. Il mio, il mio ruolo all'interno della de, de Dolomitica adesso è, è, è questo. E sinceramente, non riesco neanche a capire come sia possibile, eh, partecipare cioè stento a, a, a capire il, la, 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 un partecipante che decide di partire. Insomma, no? scusa straparlo e non, non, ancora, ancora mi è, mi è ignaro, eh, cioè mi faccio fa, stento a capire cosa spinge una persona a, a fare 700 km con 17.000 metri di dislivello. No? Okay, solo meglio, per, la tua passione che ci metti, uno dice che stenta, stentavo, a capire. poi, poi quando, quando, quando capisci il perché lo fanno... Eh, che, che dici ok ok sono, sono continuiamo a farlo cioè io mi sono trovato per dirti eh, in un'edizione con una persona che era eh, la terza volta che tentava di, di finire la corsa e non non era riuscito a, a farcela e alla fine mi ha chiamato addirittura il presidente della sua società sportiva e ha detto: se, se vi arriva questa persona a iscrizione, non accettatela perché ah, mi ha fatto una malattia. Su serio, eh, dicevano che si era buttato eh, a bere o che, che aveva fatto una depressione perché non riusciva a partecipare. E eh, sì, che non, che non riusciva a finire la corsa. E, fin tanto che è arrivata la richiesta sua di partecipazione e. e e io gli ho detto: Sì, sì, va bene, puoi partire, <ride> <ride> e, la, e la finita. Ma cioè, le... allora uno potrebbe dirti: Ma sei uno stronzo, ti avevo detto di no con tutta la malattia che c'ha, ma gli hai dato la possibilità di riscattare. Eh, sì, eh, e non sono nessuno io per impedire a, a, a qualcuno di, di, di affrontare la sua sfida, no? eh, però per dire, stento, a, stento a capire. Ma perché sotto ci sono ehm, le stesse motivazioni che, che, che spingono me a portarla avanti, insomma. Eh, solo che loro sono veramente lì che soffrono e dici, e dici ma, 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 ma perché? Poi tra, trasferito su di me, sì, soffro anche io come una bestia. Quindi, è <ride> <ride> una sofferenza reciproca. Perché? A volte, secondo me... Per molti sarà sicuramente la sfida sportiva, per altri, magari anche la sfida con se stessi. Il fatto di dire eh, provare una cosa simile, una sofferenza a 700 km, 17.000 cioè metri di livello, caldo, freddo, pioggia, magari vuol dire anche ritornare a credere in me stesso. Ce la posso fare. Cioè, se uno, come detto prima, arriva a tanto, quindi ad avere dei problemi eh, sociali che poi si estendono con famiglia, amici, via dicendo per una gara, vuol dire che aveva bisogno di quel traguardo, forse. Sì, eh, è, è quella cosa che, che, ti, che ti cambia, eh, che, eh, quando uno cerca, cerca di migliorare se stesso e per farlo sa che deve passare attraverso, attraverso questa sfida. Eh, deve farlo, punto e basta. Eh, ti dirò adesso magari, forse quello che dico può sembrare un po', un po forte e, e ai più magari può essere anche criticato, però non, non temo, eh, eh, non temo eh, rivalsi o critiche perché io ho fatto sempre un viaggio a testa alta, insomma. Però, se dovesse arrivare anche un atleta che in passato ha avuto problemi di doping e dicesse: No, io voglio esserci eh, perché devo riscattarmi, devo, devo, devo far capire che valgo, che valgo qualcosa, voglio, voglio la sfida per, per, per purificarmi, chiamiamola così. Voglio, voglio, io io non, non ho il coraggio di dirgli di no. Perché non sono nessuno per togliere una possibilità a qualcuno. Di diventare una persona migliore attraverso, attraverso la dolomitica, non certo. restando che io ho oh, oh, il comunicare quali saranno i locali per l'antidoping, lanti quasi cioè, non si scherza, non si eh, scherza. <ride> adesso è la battuta la mia, però, per dire, eh, questo discorso lo, 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 lo faccio per, perché non Credo, credo sia giusto che tutti abbiano una, una seconda possibilità e Stavo se pensando... la Dolomitica dovesse essere eh, Stavo pensando la, la, la seconda possibilità per qualcuno, come lo è per tanti? sai, perché una volta un, un amico mi ha detto, eh, io partecipo alla Dolomitica, un amico partecipante, perché io sono arrivato a fare un percorso nella mia carriera ciclistica, sono arrivato a un certo punto e poi sono rimasto tagliato fuori, come succede per la maggior parte. Purtroppo, sì, il ciclismo in questo momento italiano vive un periodo storico abbastanza critico. Il ciclismo, diciamo, legato alla federazione, il eh, percorso di crescita di, una, di carriera di un ciclista. Eh, però io ho trovato il mio stop forzato, però non ero realizzato. Questa è la seconda possibilità. A me piace pensare che l'ultracycling sia la superbike del ciclismo, ma non per denigrare la superbike, perché è un settore de, del, moto, del motociclismo che, 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 che è straordinario, insomma, ma no? sembra tante volte visto come un piano B, una, una, una la MotoGP, allora mi butto in superbike perché ancora posso dire eh, la mia nel motociclismo. No, eh, il valore della superbike è... Eh, è un valore enorme quanto lo è quello dell'ultra cycling secondo me quindi il fatto che possa essere una una, una via di, di fuga per arrivare a realizzarsi a, o, o arrivare a a realizzare a coronare la propria carriera quindi amatoriale sì perché di fatto siamo sotto leggi da axi quindi un ciclismo amatoriale però eh, io lo penso molto Proiettato verso, eh, verso... io. Mi immagino che eh, negli anni ci possano essere le squadre di ultra cycling, ultra cycling con gli sponsor per ultra cycling, con l'atleta che corre una gara di ultra cycling. Ma come perché... i folletti, come com guarda, guarda che i folletti verdi io crea gli, gli sono nati da SD Nova Virtus. È stata la prima associazione sportiva, prima Dolomiti che è nata sotto SD Nova Virtus, poi. I... I... Alessio Carpenè e il mitico Roberto De Osti sì, mi hanno detto: Ma ascolta, Roberto, noi vorremmo farla crescere questa. E a me serviva, serviva, cioè, serviva sì, perché per organizzare una corsa devi avere un'associazione sportiva di riferimento. Però loro avevano questa visione di un po' com come Academy, no? come un'Academy per far crescere, per creare. E, e così hanno preso in mano i folletti verdi, e, e da lì poi, anche perché. La Dolomitica, Relax Italy, Time Trial, 24 Ore del Montello, eh, ormai un, la SD Nova Virtus andava, andava un po' stretta, no? e allora è per quello che è nata poi Ultra Cycling Italia vale. a convogliare come catalizzatore tutti gli eventi. Però loro hanno fatto un, un gran lavoro eh, e, e sono una bella, una bella realtà. Loro posso dirlo: cioè, è nata, eh, il, presidente, il primo presidente della di Nova Virtus è per me compare del matrimonio. <ride> un qualcosa di sentito in famiglia, insomma, sì, però è stata, è stata di, di, di fatto eh, la prima associazione sportiva ciclistica che si è occupata esclusivamente di ultra cycling eh, o di endurance in, in generale. Quindi, anche mh, eh, è anche bello quello che hanno fatto, come l'hanno fatta crescere, e, e sono veramente dei cioè, Bravi ragazzi, certo. ah, no, però questa, i folletti verdi, guarda, sono, sono è, è da lì, è da lì è da, è so, sono nati da, da una costola mia. mi oh <ride> sa è, è che è bello però vedere anche comunque tutte queste cose. Sì, no, è uh. bello perché vedi tutto il percorso, vedi le cose che eh. cambiano, la morfologia di tutto un movimento, che... e poi comunque capisci che ti puoi anche confrontare. Però la strada è sempre una, no? E quindi è... alla fine ti scontri, ti rincontri, ti alla fine ti trovi. C'è un brano dei, dei, dei Siguros. ti eh, si capita. Guarda, c'è un video che è una cartolina dove ci sono determinate lucine che si accendono. Eh, ve lo consiglio, un po', è un po' quello che è successo nel nell'ultracycling insomma no? il fatto di partire tutti a fare un gran casino per poi trovarsi tutti <ride> uh, con un, una direzione comune quindi questo, questo è bello bello tu prima hai parlato anche di, di doping di riscatto e via dicendo no? non vorrei ripetermi non vorrei anche dire neanche dire un'eresia o, o tediarvi no però nell'ultracycling io vedo la sofferenza, la voglia di crederci, la voglia di provarci, la, la voglia di riscatto. Cioè, io non riesco a comprendere il ciclismo del Gran Fondo, dove c'è tanta voglia di primeggiare, c'è tanta voglia di portare a casa il cesto della domenica e, e per farlo sei disposto a tutto. Sei disposto a tagliare il percorso dove non ti vedono, a assumere qualcosa perché, comunque, sai quel cesto grande così con dentro i succhi, le paste, oh, è mio, è mio, è mio. no? Non riesco a viverlo come ciclismo. Nel senso, non mi piace anche il Giro d'Italia. Eh, ho avuto un amico che, comunque, è stato un semiprofessionista, quindi si è fermato per non assumere qualcosa, ha deciso di smetterla col ciclismo e da 15 anni non va più in bicicletta. Però. Quello non lo reputo ciclismo, lo reputo come la farsa, come il circo del ciclismo, come quello che porta l'economia del ciclismo, la porta avanti. No? Da quando invece ho scoperto l'ultracycling ho potuto vedere come il ciclismo è un sinonimo comunque di vita, come la gente non vive grazie al ciclismo ma vive per il ciclismo dove fai la salita, la paragoni, dove, dove anche la vita quotidiana ti approcci e la vivi come se fossi in sella. Come hai detto te prima, io sono arrivato a un certo punto in cui c'è un problema, era facile fermarsi e dire basta, invece ho deciso c'è un problema, mi fermo, in qualche modo capisco come aggirarlo o come spassarlo. E secondo me è quello che ho trovato nel ciclismo, nel cicloturismo, mm. nelle randonnée, dove non c'è... Diciamo la parte economica, la voglia di. È un po' passami la battuta, ma è un po' il comutta a differenza di strava, cioè la voglia sì. di credere, provare fare il, il giro per se stesso, piuttosto che far vedere che hai preso il, la, il com in quella salita o in quella strada, no? Così è un pensiero che più parlo con le persone, più ascolto anche te questa sera, e più credo in questo, nel senso che. Sì. Eh. Ti, ti, ti porto questo esempio, quest'anno abbiamo avuto la fortuna, cioè la casualità ma la fortuna eh, di aver Gianni Bugno al briefing eh, eh, della Dolomitica. No? Eh. Insomma è arrivato, cioè, stiamo parlando di Gianni Bugno, cioè, numero uno, sempre, sì. eh, uno dei, dei cavalieri eh, dei pochi cavalieri, se vogliamo dire, rimasti. Eh, e insomma, la prima cosa, sei tu sul palco, la prima cosa che fa eh, mi dice io sto lontano dall'ambiente della Gran Fondo, non mi piace questo ambiente, eccetera. Eh, lui sapeva che era lì a una corsa, ma ha voluto subito mettere in chiaro le cose. Cioè, aveva forse frainteso, non aveva capito di cosa si trattava, cos'era la, la Dolomitica fino a quel momento, no? E quindi eh, l'ho visto l ho, l ho preso proprio come un, un attacco verso l'ambiente dell'agrofondo, gran Fondo, nel quale sembrava avesse tirato dentro il calderone pure me, no? <ride> no, fermo qui è un'altra cosa, no? è un'altra cosa, E ed è, è andato via. Quando, quando è andato via, è andato via veramente. Eh, colpito, insomma, eh, allineati proprio come pensiero di quello che deve essere il ciclismo, che dovrebbe essere, che è. Un'esperienza, un viaggio, un divertimento: l'ambiente delle Gran Fondo sì, si porta dietro un sacco di frustrazioni e, e, di, e di insuccessi delle persone che sono pronte a tutto pur di, 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 di arrivare dove non sono arrivati quando dovevano arrivare. Ma perfetto. Ma... Cioè. Arrivare dove? È quello che io mi chiedo, no? Cioè, non stiamo... Cioè, io capisco un professionista che ha in ballo... No, non lo capisco, ma nel senso che potrei capire un sì, professionista... Però È il suo lavoro, dici, è, è lì è per quello. un contratto milionario e eh, decide di prendere quello che deve prendere perché comunque vuole portarlo a casa. Ma stiamo parlando di una gran fondo? Cioè, stiamo parlando di chi vuole... Sì. Come detto a te, Probabilmente vuole un riscatto di qualcosa che non gli è mai appartenuto, forse non lo so. Forse dico una cosa un po' forte, e... però eh, traduco tutto in poche parole. Eh, <ride> no, non tutti passano professionisti, non tutti sono passati professionisti e tante volte c'è sempre una motivazione a questo. Eh, quando uno passa professionista eh, non passa soltanto... Per delle capacità fisiche, ma passa anche per delle, delle capacità mentali. Io me lo immagino un po' come eh, devi fare un colloquio di lavoro per una grossa multinazionale, per un ruolo dirigenziale. Non passano, no, no, non, non tutti diventano dirigenti di una multinazionale, no eh, devi avere determinate capacità, de, determinate qualità. Eh, io per primo eh, sono molto autocritico e, e So quali sono i miei limiti, no? E mi ci trovo tutti i giorni eh, a confrontarmi con, con i miei limiti. Eh, li cerco, sono masochista da questo punto di vista, però a un certo punto, quando hai un limite, eh, dovresti avere anche la, 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 la capacità eh, di renderti conto che quello è, è, è un tuo limite, no? Quindi è un limite dovuto, magari a. Ehm, al tuo essere eh, cioè avere l'agonismo a tutti i costi è, è un limite eh, l'ultracycling è uno spazio che è riservato in realtà a, 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 a quegli atleti che non sono passati professionisti non per limiti eh, eh, di testa voglio dire no eh, per limiti eh, dovuti al fatto che, se tu hai un motore diesel, non potrai mai correre in Formula 1, no? E quindi è quello spazio che ha eh, più adatto alle tue caratteristiche, no? Eh, è una gara di endurance. Eh, C'è chi è bravissimo eh, a correre la 24 ore di Le Mans, ma se lo metti a correre eh, al Circuito di Monza. Non andrà mai come 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 un pilota di formula 1 no? eh, quindi tante volte c'è questa poca eh, consapevolezza o non il manca maturità man manca della maturità no e si rimane un po bambini forse e, e, e ho fatto fino a, a under 23 se mi è andata bene se mi sono formato juniores e però rimango bambino dentro e voglio continuare a vivere questa emozione perché è quella che mi appaga. No? Il, il problema è che questa emozione che ti appaga a 35-40 anni Viene dovresti un po' metterla da parte, no? Diventa anche frustrazione dopo. È una frustrazione. Si ha a che fare con, con persone che, che veramente non, sono, non è più un divertimento, no? E se il ciclismo, il ciclismo. Prima cosa deve essere divertimento. E se il tuo divertimento è arrivare in volata e dare una spallata a un altro, perché devi mettergli le ruote davanti a tutti i costi, non, non, non è più il ciclismo. È, è, è il ciclismo dovrebbe essere molto più ultra cycling, sì. secondo me. Adesso facciamo un discorso molto ampio. E il ciclismo è nato con i primi del Novecento, eh, con Bottecchia che faceva eh, 400 km, 450 km il Tour de France ogni due giorni con tappe, che adesso è ultra cycling. Sì. <ride> <ride> e, binda e Compagnia Bella facevano cioè, Girardengo, la tappa più lunga del Giro d'Italia: erano 480 km, giorno di riposo, poi in altri 380, 390, giorno di riposo, poi in altri 400 questo sì, era beh, il ciclismo. ma eh, ci rendiamo conto di quello che erano costretti a soffrire loro nel 1908, ok, o fino a, fino a che i tempi televisivi non hanno cambiato il ciclismo. Ah. Eh, quello che, che dovevano fare loro eh, per, per, per vivere perché erano profession, professionisti era fare quelle cose lì, no? E siamo passati attraverso al, al, al ciclismo, adesso c'è l'ultra cycling, però sa sarebbe bello far capire che il ciclismo vero non è quello che vi hanno insegnato eh, negli anni 60, 70, 80, eh, 90, tantomeno successivamente agli scandali eh. del doping. Eh. Il ciclismo vero è eh. il ciclismo delle origini, era oltre al ciclismo. Pesavano 25 kg le biciclette, eh, arrivavano insabbiati. Eh, adesso c'è la Roubaix, okay, Che è l'unica corsa che ti porta insabbiato all'arrivo eh, <ride> infangato. Eh, Però cambiano la bici. Se c'è un problema, le... sì, una sì, volta sì, invece sì. È, riteta, eh. cioè, è come, è come l'ultrasago la... in Dolomitica. Sei te, conti la, la, la storia, la, la storia di, di Campagnolo ai piedi del, 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 eh, del Croce Down sì, del, che, che, che con le mani ghiacciate non riusciva a svitare i galletti della ruota e là si è inventato lo sgancio rapido? No, eh, però una volta era così, sotto la neve ti ti ferma. Siamo veneti, no? possiamo sì, parlare sì, di sì, sì. un'uscita, ma eh, <ride> <ride> aspetta, che tu sei più un don che ne... montanare Monta... però c'era il problema si affrontava si risolveva e, e, e si andava avanti si o andava se no come è successo nel suo caso è andato avanti con il rapportone perché non riusciva a girare la ruota e ha recuperato in discesa dire. però eh, adesso non ci questo... sarebbe più nel giro d'Italia no. Adesso, esatto, adesso ci sono, c'è la tecnologia, ci sono i materiali, c'è tutto, ma, eh, ma la durata, la lunghezza, la fatica, per come era le famose parole di Vito Favre: Ci vogliono ciclisti di un tempo, era riferito a questo, no? Eh, quindi è, è, una, è una responsabilità enorme quella che. Abbiamo anche noi qui, io e te che ne stiamo parlando, eh? perché abbiamo una, la responsabilità. Se vogliamo, traduciamo, facciamo le cose in grande, no? Ma di portare avanti il ciclismo, certo. Per quando è nato? Ma c'è la speranza, secondo te, che un domani i nostri figli, i nostri nipoti rivivano quel ciclismo? Non dico ma magari da praticanti, ma rivivano. Nella televisione, nelle competizioni, quel ciclismo, cioè vedano il sano del pedalare perché ci credi perché, e non perché arrivi alla cesta appunto della domenica. Insomma, eh, secondo me, cioè, io sono sempre un pecco di ottimismo, cioè, sono molto, una persona molto ottimista, eh, ma questa è anche una di quelle cose che, che se non sei ottimista, non fai, non fai allora, nulla, sì. no? quindi è quello che ci spinge un po'. Eh, io credo di sì e credo che ci siamo anche già dentro. Quasi. Eh, abbiamo preso la strada, ci siamo incanalati sulla strada giusta. Eh, il fatto che eh, mi, mi spaventa un po' eh, che tutto questo movimento, che se, onestamente è ancora nell'ombra, è ancora... Nonostante siamo alle porte della decima edizione, l'autopsychic indolomitica eh, è un movimento molto di nicchia, molto, però molto coperto, non è sotto i riflettori. Mi spaventa un po' il fatto che possa emergere quanto lo ha fatto magari il movimento gravel. Perché se uno parla con uno, un appassionato di gravel, eh, il gravel è prendere la bicicletta, non essere nel traffico, godersi il sentiero avere la posizione in sella vicina alla bicicletta da strada perché non mi sento di appartenere al mondo della mountain bike e, e quindi è molto purista sotto questo punto di vista no? e, e poi vedi che ti fanno il mondiale gravel no capito tu, tu la, il, comprendo la tua paura di non vivere l'ultracycling ma di vedere la trasformazione dall'ultracicling sì a un ultraciclismo io voglio che questo accada eh, però voglio cercare, più, cioè la mia fatica la mia, la, mia, la mia speranza è quella di riuscire ehm, a trasferire eh, cioè, riuscire a fare in modo che la strada rimanga questa no? io quello che desidererei quello per cui sto lavorando è quello di metter, cercare di mettere in luce i protagonisti di questo mondo perché uno che fa quello che fa un ultra cycler eh, me, merita merita menzione sì. eh, quindi è, giu, è giusto è quello che voglio io che cresca perché, perché sia una vetrina e far vedere veramente ma come insegnamento a, a tutti eh? sì guardate cosa riusciamo a fare guardate cosa fare. Eh, cosa Siamo riusciti a mettere in, 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 in atto, insomma, a cosa un essere umano può arrivare? E ti dico che l'utra cycling è quello sport che ti porta proprio all'estremo. È giusto che si veda questo, no? Eh, però poi non vorrei che fosse che prendesse la strada del, eh, del business, no? del, della, che, che si trasformasse in una cosa commerciale e che. Certo che, che se c'è del lavoro dietro e c'è qualcuno che lavora dietro, come eh, dico sempre, cioè, è giusto che chi, chi dedica la sua vita o il suo spazio, riceva, il suo tempo, che riceva certo. eh, quello per è, cui... è, che, è un che lavoro può diventare un lavoro, eh, può, può, divent può diventare un lavoro, anche se pensi al tempo che magari togli al lavoro eh, un domani ci sarà qualcuno che lavorerà di ultracycling, voglio dire, ci sarà qualcuno che si occuperà della... come c'è già, perché se pensi alle, eh, alle aziende che sviluppano indumenti, piuttosto che fondelli, piuttosto che... c'è chi già lavora per l'ultracycling, no? Eh, però è a fin... Eh, cioè, di uno sviluppo di un movimento, eh, quindi va, va bene, però quando, quando comincia a esserci, che ne so, il... il il team prof... vorrei che fosse più a portata di tutti non che si chiudesse ad un ambiente ristretto di solo forti perché poi quando comincia a essere ognuno vede mancare la sua opportunità certo. di mettersi in luce no però allora vorrei dirti che è meglio che resti così eh sì. perché sicuramente detto... ci sarà l'approfittatore chi ci vede il business chi porta il business di conseguenza eh, la speranza è quella che che, che, che l'ultracycling non venga dopata che non venga parate allora, voi che, che te la racconto tutta eh, okay. sai quanti soldi ho investito io in sponsorizzate su facebook eh, sull'ultracycling eh. dico: eh, sono due anni che, che ho, ho buttato via 120 euro niente <ride> Questo perché, e, e ci sono sulla pagina dell'Ultra Indolomitica, ci sono qualcosa più di 6.000 like su Facebook, su Instagram, sono molti meno. Eh, tu, il mercato richiederebbe questo in questo momento: di eh, spingere Ma... far... Invece, eh, la, la, e fare. La, Invece l'attenzione e l'appartenenza dei dei, dei, dei Partecipanti a questo gruppo, il senso di appartenenza che c'è è reale, non è drogato da aspetta che metto il like a questa pagina perché sono qua che me la consigliano. Sì, Ci fermo, credo? Restando... sì è... fermo restando, questo non preclude che magari eh, si possa decidere di eh, implementare perché posto ce n'è, c'è gente che giustamente deve venire a conoscenza che c'è uno spazio in cui possono realizzarsi, no? Eh, quindi è una strada anche quella, però lo stato attuale ti dico che quello che c'è è genuino, e puro, no? E arrivare alla decima edizione con questo grado di purezza e ancora vivi, nonostante eh, ci siano, ci, ci siano sì. molti altri eventi che, che mettono in piedi uffici stampa eh, da migliaia di euro per arrivare. Eh, Comunicazione, tutto lì bisogna lavorare sulla comunicazione. Noi con, il, con comunicazione pari a zero, se me lo pari a 120 euro sono zero, voglio dire, e siamo arrivati a, a far capire che, che, che esistiamo a molte persone pro, proporzionalmente, no? ma perché sai, ritorniamo al discorso di prima. Tu non prometti un jet. Tu non, non lo prometti tu fai vivere realmente un'esperienza e chi ha partecipato di per sé farà già pubblicità perché comunque quell'esperienza vorrà riviverla e ne parlerà infatti sì è questo che sta portando la crescita eh, del movimento c'è c'è molta interazione eh, cioè che a me personalmente piace conoscere eh, i partecipanti quest'anno sono un po' preoccupato perché eh, più o meno 60-70 per cento se non di più degli iscritti non so chi siano, chi siano. Eh, io, eh? Eh, sì di solito era una percentuale min minore che di chi entra scopre fa e, e poi e, e poi entra no eh, perché ehm, tante volte ti trovi maria ti arriva dentro persona che è sempre abituata a far gran fondo, no? Che dice, boh, adesso mi butto qua, terreno vergine, vado, spacco tutto, no? E, e questo, questo tipo di persone possono spaventare nel senso che vanno, eh, gli va spiegato cos'è l'ultracycling nella sua etica prima che nello sport in sé, no? perché è un'educazione, dico sempre, bisogna essere educati cycling eh, più che arrivarci e, e, e parto. No? Quindi cerco di, eh, soprattutto nei briefing, eh, di, di far capire, calma ragazzi, guardate che qui funziona così. C'è un, un, un aneddoto di un ragazzo che ha partecipato che eh, ha detto, io sono partito per fare la mia gara, poi io cominciavo a superare gli atleti e mi dicevano, invece di... Trovarmi a, a guardarmi in cagnesco mi dicevano, no, oh, com'è che stai tu bene? sì, sì cioè, sembrava quasi ma cos'è sta cosa, no? E poi piano piano ho capito e ho cominciato a farlo anche lui no? quindi eh, qua alla fine c'è poco da, da, da alla fine sei lì a soffrire come tutti quanti e del risultato alla fine importa fin lì Ok, Quindi è eh, per quello che è sano e genuino e spero, spero che rimanga sempre così, che non prenda brutte, brutte pieghe. E' quella infatti la, la preoccupazione, la domanda, di prima, la domanda di prima era proprio per quello, no? perché la speranza è quella che venga conosciuta sempre di più, ma far conoscere vuol dire anche esporre conseguenza ricevere i rischi che possono inquinare questa, esatto, esatto. questo mondo. Come fai a dire te in tre parole quello che io cerco di spiegare in un quarto d'ora? Una no, dote incredibile. No, sai, sai qual è il bello Roberto? Che io dico sempre l'ultima regola di ingaggio dell'ultima chiacchierata è 30 minuti. Noi siamo a 32 minuti 40 secondi con un'ora in più però. Ma no, porca miseria, fermami, no? No, ma il tu prima, quando ti ho detto... Hai tre puntate, dai. Quando abbiamo iniziato la, la chiacchierata, quando siamo collegati prima di iniziare la, la chiacchierata, tu mi hai detto, ci, qua ci vogliono mille podcast per parlare di quello che ho in mente. Il bello... Trasmesso ecco, quello che hai trasmesso adesso quindi io purtroppo adesso devo, devo chiudere questo mi dispiace perché le domande sarebbero veramente tante ma probabilmente te le verrò a, a fare direttamente mentre sei sul podio quando magari non sai mai cosa fare perché comunque sei là in ansia per chi parte, per chi arriva io verrò a farti qualche domanda magari in diretta così porteremo avanti il discorso un'ultima un domanda Roberto Abbiamo parlato tanto, abbiamo capito tanto e abbiamo anche espresso tanti concetti che speriamo che, che possano essere presi e fatti propri di chi, da chi magari vorrà provare, e quindi di chi vorrà mettersi in gioco e chi magari non l'ha mai fatto. Quindi, la domanda che l'ultima domanda che ti, che, ti, che ti pongo adesso questa sera è: l'ultracycling può essere adatto a tutti? Anche a chi con la bicicletta magari non ci ha mai avuto a che fare e magari ha fatto solo i 30, i 40, i 50 chilometri fino ad oggi, può prepararsi, può sognare e far diventare questo sogno una realtà un domani. Ti rispondo così: Mirko Bressanelli mm -hmm. l'ha finita con Land Bike, ma dai, in 55 ore. Quindi è assolutamente un qualcosa che si può fare con le gambe. Se si fa con le braccia, è si tanto. fa anche con le gambe. Bene, quindi non c'è altro da aggiungere. Non c'è altro, altro da aggiungere. E, e, sulle, e sulle note di, del vento di, di Blowing the Wind di, di Bob Dylan, cercheremo un attimo percorrere Quelli che sono i punti e soprattutto le, le, le posizioni social e dicendo dove, chi, dove qualcuno magari può chiederti può farti delle domande, può cercare di, di andare a disturbare i minuti i pochi minuti liberi che hai, no? Quindi no. dove possiamo prendere informazioni ultracycling Ultra e Dolomitica? Quindi, sicuramente dal sito ah. internet, certo. e eh. C'è un numerino di telefono sopra, eh, tanto sì. mi sono comprato gli auricolari con eh, Bluetooth, quindi <ride> mentre faccio qualsiasi cosa posso rispondere. Eh, se no, WhatsApp, eh, Messenger, sui social, su Instagram, su, su Facebook, sulla chat, sul sito. Eh, però quello che dico sempre io è, eh, non sarò mai io a dire... A una persona, a un atleta, sì, ce la puoi fare, partecipa, vai, no, no, non ci sarà mai nessuna costrizione da parte mia o, o un incentivo a, uno deve sentirla dentro, perché solo così se ti parte da dentro, allora una persona riesce a partire e dire: Ok, eh, ci, ci voglio provare, e sarà un'esperienza straordinaria. Se c'è anche una minima influenza esterna, eh sì, dai, tu ce la puoi fare. No, potrebbe essere un calvario. E io non voglio che resti una brutta, una brutta, un brutto ricordo, perché deve essere. È una parte importante della vita di un ciclista. Eh, sì. Sei più saggio e più poetico di Bob Dylan, che sottosuona mentre. Però hai detto una cosa vera, finché non, non lo senti, non potrà essere il tuo viaggio, non può essere la tua sì. partenza il tuo arrivo. Sì, Quindi un che... messaggino e ti spiego come funziona. come funziona? Se invece non sai cos'è, è inutile che lo provi. Vieni a viverlo il 14, 15, 16 luglio 2023. a Vittorio Veneto, e puoi respirare quello che è l'area dell'ultra E magari l'anno dopo essere tra quelli che partiranno. Esatto. Puoi venire in macchina anche, o oh, sai quanti oh, possono filarsi dentro qualche crew e vivere l'esperienza da supporto, che è una delle esperienze che consiglio a tutti, perché è una fatica quanto pedalarla, sotto un certo punto di vista, ma no? è una bellissima esperienza. Tu non lo sai, ma probabilmente fra una settimana avremo Mario Favini che ci racconta la eh, ah. esperienza mi ha detto non dell'ultima ultra dell'ultima dell ultra dolomitica ma delle ultime due perché l'ultima non è andata proprio come pensavo è stata è stata, stata un'esperienza un eh, non tutte le ciambelle escono col buco e ti dirò qui ribadendo il discorso si arriva all'estremo quindi e quando hai un granello di polvere e il motore è a 15.000 giri eh, <ride> eh, qui si va a 15.000 giri <ride> quindi non si può essere granello di polvere no, deve andare tutto liscio eh, sì. Roberto con i DOR ti, ti ringrazio e sei stato veramente molto gentile perché ti sei aperto e ci hai spiegato non solo cos'è l'ultracycling Dolomiti ma, ma cos'è l'ultracycling cycling. Quindi ho avuto la possibilità di, di vivere con te e di ascoltare quello che realmente tu provi, quindi veramente per me è stato un, un enorme piacere e soprattutto un grazie veramente per quello che ci hai dedicato. Eh sì, grazie a te per questa bella opportunità e per quello che fai perché eh, insomma facciamo tutti parte di questo eh, ambiente eh, Ma marginato il mio è niente rispetto a quello insomma che fate oh, bene. Beh, io, io, io che ci sono dentro non, non vedo tutta sta grandezza Sai, mi piace vedere però che magari da fuori da fuori c'è qualcosa però io che ormai cioè, è come è, è parte, parte della routine quindi non te ne rendi parte, conto fa parte della routine ma viene vissuta sempre comunque con tanta emozione sì 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 Roberto, Dai, ti lascio andare, sennò, una basta, buona siamo... notte grazie a tutti e alla prossima buonanotte, buonanotte a tutti grazie ciao ciao Luca grazie